No, allora io volevo, no, volevo soltanto dire che ho presentato questo documento a mia prima firma, al momento c'è soltanto la mia firma e tra pochi minuti immagino sarà messo sul sito in maniera tale che chiunque di voi potrà leggerlo ed eventualmente condividerlo. È un documento che io ho scritto prima di leggere gli altri due documenti. Ne avevo sentito parlare proprio perché, e tra l'altro nessuno mi ha sottoposto il proprio documento per farmelo firmare, quindi in qualsiasi caso non ero stato interpellato, ma ho semplicemente ascoltato gli interventi e cercato di trarre delle, considerando anche come intervento principale la relazione politica di ieri del Presidente, ho cercato di fare una sintesi. Ora questa sintesi probabilmente potrà essere anche integrata, emendata o corretta in alcune sue parti, però intanto vi invito a leggerlo e poi ne discutiamo. L'unico elemento che ho aggiunto in questo documento è relativo alla nostra adesione formale sin da oggi ai referendum sul lavoro che si terranno nella prossima primavera. Immagino così di interpretare comunque il sentimento di tutti, cioè quello sarà il prossimo certo appuntamento referendario, a meno che non si vada alle elezioni politiche anticipate, in quel caso il referendum slitterà di un anno. Io ve lo leggo un attimo, poi immagino che ci sarà anche la lettura degli altri documenti, no Antonio? Dunque, il titolo è Il contributo di Azione Civile per l'attuazione della Costituzione. Azione Civile esprime grande soddisfazione per il voto referendario del 4 dicembre scorso. La vittoria del no può a tutti gli effetti considerarsi come un punto irreversibile, di non ritorno. La Costituzione nata dalla Resistenza è salva. Questo non significa che non vada ritoccata in alcuni punti, ad esempio abrogando la parità di bilancio prevista dall'articolo 81. Ma soprattutto occorre un impegno ora affinché la nostra carta sia pienamente attuata, riempendola di contenuti anche normativi, laddove nell'ultimo ventennio è stata svuotata dagli attacchi dei governi di destra e per ultimo con le esperienze elette e soprattutto Renzi anche dal Partito Democratico. Per questo motivo ci adopereremo per costruire un fronte nazionale popolare costituzionale che, in prospettiva, si candidi a vincere le elezioni e a guidare il nostro Paese, nettamente alternativo sia alle forze neoliberiste sia alle forze della destra, sia essa liberale o xenofoba. Un fronte che sia costituito da per forze neoliberiste intendo l'attuale Partito Democratico. Un fronte che sia costituito da una base sociale ampia, che abbia tra i propri ultimi obiettivi anche l'ingresso nelle istituzioni a tutti i livelli, che abbia come programma e come scopo unitario semplicemente l'attuazione della Costituzione ed il cambiamento del Paese per renderlo armonico rispetto alla Costituzione nella sua parte più avanzata, a cominciare dal ripristino di diritti negati o affievoliti, come il diritto al lavoro, all'istruzione, alla salute, all'ambiente. Cellule base di questo fronte popolare devono essere e possono essere i comitati democratici per il no, che sono sorti in ogni parte d'Italia e che devono, a nostro parere, trasformarsi in comitati nazionali permanenti per l'attuazione della Costituzione. Contestualmente è necessario avviare una discussione approfondita sulla presenza dell'Italia nell'Unione Europea e nell'area dell'euro, valutarne i vantaggi e gli svantaggi, le conseguenze positive e negative e decidere in un prossimo futuro se l'attuale posizione di grande criticità possa diventare di rifiuto o se è possibile individuare una strada per ripristinare le condizioni minime di agibilità economica e politica all'interno dell'euro e dell'Europa. Primo obiettivo definito dei comitati è l'impegno per la riuscita del referendum che nella prossima primavera, a meno di scioglimento anticipato delle Camere, saremo chiamati a votare per abrogare alcune delle più indegne norme di diritto del lavoro, per ripristinare la democrazia e i diritti, per ridare piena dignità allo Statuto dei lavoratori con il ripristino dell'articolo 18. Ma non solo. La primavera del 2017 deve rappresentare il confine temporale nel quale far nascere da questo fronte un vero soggetto politico, senza bandiere di partito, con il solo simbolo della Costituzione a rappresentarlo. Per questo chiediamo a tutti i cittadini, anche a coloro che hanno tessere di partito, anche agli elettori e ai militanti del Movimento 5 Stelle, di entrare in questo fronte con una scelta di campo chiara e netta.
Vanno accantonate e dimenticate tutte le precedenti esperienze di riunificazione della sinistra per fare spazio a uno spazio politico completamente nuovo, orizzontale, composto da comuni cittadini che, alla fine di un processo, potrà anche diventare un vero e proprio soggetto politico. Vanno altresì considerate senza futuro le attuali ricomposizioni a sinistra, figlie di metodi verticali del passato e di classi dirigenti che hanno fallito. L'appello anche a loro è di abbandonare le logiche autoreferenziali di questi ultimi anni. Per questi motivi, proponiamo di organizzare un primo momento di confronto e di studio con l'organizzazione degli Stati Generali per l'attuazione della Costituzione nella primavera, con la presenza di studiosi, tecnici, costituzionalisti, per individuare strade comuni di lotta, per riempire di contenuti la nostra Carta Costituzionale, ed intanto attiviamoci perché gli attuali comitati per il no si allarghino e si trasformino in comitati permanenti per l'attuazione della Costituzione. Mi riservo eventualmente di utilizzare il tempo che mi è rimasto per spiegare eventuali. No, me li vorrei riservare eventualmente per dopo.